Nella vita bisogna sapere essere pazienti, e ce lo insegna Leonardo DiCaprio, che dopo un sacco di interpretazioni fantastiche nei film, ci ha messo un po' a vincere l'Oscar. E oggi parliamo proprio del film con cui l'ha vinto. Io sono Simone Tarca e oggi vi porto un nuovo video sulla fotografia nel cinema. In questa serie vado ad analizzare vari film parlando proprio di come sono stati girati, quali luci, inquadrature e movimenti di macchine abbiano utilizzato per realizzare alcuni fra i miei film preferiti. E oggi parliamo di The Revenant. Prima di iniziare però vi chiedo un piccolo supporto. Giù in descrizione trovate due link molto interessanti. Il primo è quello al mio canale Telegram. Ne ho aperto uno nuovo e lì troverete di continuo informazioni su ciò che sto facendo. A volte ci sono dei piccoli regali per voi. Ad esempio in questa settimana ho messo un preset pack gratuito per tutti quelli che si iscrivono al canale Telegram. Inoltre trovate anche il link per partecipare alle mie live. Infatti questa serie sul cinema, da questa settimana, verrà portata anche in live. Chiacchiereremo insieme di cinema, fotografia, registi. Insomma, trovate il link giù in descrizione. Ora passiamo subito a parlare di The Revenant. È un film del 2015 per la regia di Alexander Iñárritu con la fotografia di Emmanuel Chivo Lubezki. Lubezki è attualmente uno di quelli che considero i migliori direttori della fotografia attuali, se non il migliore, del cinema contemporaneo, insomma. L'abbiamo visto già in Gravity, Birdman, Tree of Life e un sacco di altri film della Madonna, insomma. Se volete ambire a diventare ottimi direttori della fotografia, provate a raggiungere il portfolio di Lubezki. E in questo film la fotografia di questo direttore si vede veramente tantissimo. Non a caso ci ha vinto un Oscar. Meglio, questo film l'ha vinto ben 3 gli Oscar. Il primo è quello come migliore attore protagonista, a DiCaprio, di cui abbiamo parlato proprio all'inizio. E c'è un motivo per il quale ha vinto l'Oscar proprio con questo film. Gli altri due Oscar vanno al regista, miglior regia appunto, e a Lubezki per la migliore fotografia. Brevemente la trama di questo film, giusto per ambientarvi un po'. Siamo nel Nord Dakota, anno 1823. Sapete in quel periodo in cui ci sono i nativi americani, no? Gli indiani che combattono contro l'invasore, diciamo? Ecco. Siamo in quel periodo lì. E il film segue le vicende di Hugh Glass, interpretato da Leonardo DiCaprio, che fa il trapper, cioè non il trapper in quel senso. Ha il trapper inteso come esploratore, cacciatore, ok? È quello il nome che viene dato al suo ruolo. Fa un po' l'esploratore, il cacciatore, insomma, vaga per l'America a prendere pelli, merci, risorse, eccetera, eccetera. A un certo punto, questa spedizione di circa 50 uomini viene attaccata da una tribù di indiani, di nativi americani, insomma, chiamati Arikara. E a seguito di questo attacco vengono praticamente tutti ammazzati, si passa da una cinquantina di persone a una dozzina. Fortunatamente il nostro protagonista riesce a salvarsi assieme ad alcuni suoi compagni e a suo figlio, che è un po' uno dei punti cardine di questo film. Infatti suo figlio non è un puro sangue, poiché la madre è una Pawnee, una nativa americana, insomma. Quindi il film sostanzialmente ci racconta questo rapporto conflittuale fra i nativi americani e l'invasore. E al contempo prende il nostro protagonista e lo mette un po' in una via di mezzo, perché non è totalmente né da una parte né dall'altra. Il protagonista poi verrà abbandonato per vari motivi che non vi sto a dire per evitare spoiler, e fondamentalmente dovrà salvarsi da solo da questa foresta gelida e innevata, che viene rappresentata veramente nella maniera migliore in questo film. E partiamo proprio dalla parola natura. Prima di andare avanti vi consiglio un documentario. È un documentario realizzato, mi pare, da 20th Century Fox, che trovate linkato in descrizione. Si chiama World Unseen. È un documentario di una quarantina di minuti proprio su questo film. Quindi se avete visto il film o questo video e vi è piaciuto, andate a guardarvi anche quel documentario, perché può essere molto interessante. Detto ciò, se ci fosse qualcosa che volete aggiungere che magari non dico nel video su questo film, scrivetemelo nei commenti. E se avete qualche film da consigliarmi, scrivetemelo. Scrivete giù nel commento un titolo che vi piacerebbe io analizzassi e magari valuto di analizzarlo in uno dei prossimi episodi. E ovviamente ricordatevi di lasciare un bel mi piace e iscrivervi al canale. Ma andiamo avanti. Natura. La natura si può esprimere in tanti modi in questo film. Innanzitutto parliamo un po' di come è stato girato. Iñárritu ha voluto questo film tutto in luce naturale, il che ha portato a un sacco di problemi. Infatti non sono state utilizzate luci artificiali, sono stati utilizzati alcuni pannelli magari per modificare leggermente la luce ambientale quando era troppo forte. Questo soprattutto perché il look del film voleva essere abbastanza cupo, abbastanza dark, proprio perché è un film violento, è un film comunque drammatico. Secondariamente c'era il problema che girare un film del genere in un ambiente simile, tutto in luce naturale, è un po' un casino. Pensate inoltre che Iñárritu
avrebbe voluto girare il film totalmente in ordine cronologico. Questo vuol dire che tu giri le scene per come poi vengono messe nel film, nel montato. È una cosa abbastanza inusuale nel cinema, che aumenta a dismisura i budget. Considerate che questo film inizialmente doveva costare circa 60 milioni ed è arrivato a costare 135 milioni. Non è chiaro se l'abbiano girato effettivamente in ordine cronologico, il regista dice di sì, però boh. Alla fine, in ogni caso, al botteghino è andata bene perché ha sbancato, ha fatto tipo 500 milioni e passa, quindi è andata bene. Che sia stato girato o meno in ordine cronologico, è stato girato totalmente in luce naturale, il che ha portato a dover affrontare alcuni problemi. Innanzitutto, il fatto che puoi girare pochissimo tempo durante ogni giornata, cioè proprio poche ore per girare ogni giorno. Infatti le riprese sono durate circa un anno, sono iniziate nel settembre del 2014 e sono finite nell'agosto del 2015. E il problema più grande nel girarlo erano proprio le condizioni meteo. Considerate che tutte quelle ambientazioni sono vere, dove c'era neve c'è davvero, non è stata aggiunta in post, era freddo veramente. Gli operatori avevano continui problemi con monitor e batterie che non funzionavano per le temperature troppo basse, le lenti che si appannavano di continuo e si mettevano lì a scaldarle col phon. Tutta la tosse che ha Leonardo DiCaprio durante il film era vera. Infatti si è preso la bronchite, stando a meno 40 gradi, ha rischiato l'ipotermia, cioè tutta la sofferenza che ha provato nel film, l'ha provata davvero. E tutto ciò dà un realismo enorme alla pellicola. Come vi dicevo, una delle grandi influenze, diciamo ispirazioni di Lubezki nella sua fotografia è la natura stessa. E la natura in questo film ci viene rappresentata in una maniera veramente egregia. Riusciremo a ambientarci al meglio nella pellicola grazie a alcuni stratagemmi di cui parleremo a breve, però la cosa che ho apprezzato di più è che fondamentalmente il film, per varie motivazioni, ti fa ambientare al meglio in quella che può essere una tua camminata su una montagna. Ti senti veramente in quella foresta, ti senti veramente in quei monti, ti senti veramente nella neve, nella nebbia. Insomma, l'immersione che c'è è totale. E si vede proprio da come è stato girato il film quanto sia grande la passione di Lubezki verso la natura. Da come vengono ripresi gli alberi a come viene ripresa l'acqua, da come viene ripresa la neve a come vengono ripresi tramonti e montagne. Proprio a livello di movimenti di camera, ad esempio, per farci interiorizzare meglio la natura stessa, tutti i movimenti di camera sono molto lenti. Sono però costanti, praticamente la camera segue costantemente l'azione, non si ferma mai. Anche nei grandi paesaggi la camera si muove sempre, pochissimo magari, è proprio lenta, per darci tempo di abituarci a quella che è la scena che stiamo guardando. Abbiamo anche una scelta specifica delle lenti per rappresentare al meglio l'interazione fra il personaggio e la natura. Infatti in questa pellicola sono stati utilizzati quasi unicamente dei grandangoli, grandangoli anche molto spinti, circa un 12 mm per la maggior parte delle scene. A cosa serve questo grandangolo e perché questo look specifico? Beh, innanzitutto, grazie a questo grandangolo abbiamo sempre un'idea di quello che è l'ambiente circostante. Tutti gli ambienti, tutti i paesaggi, dalle montagne alle foreste, dai tramonti ai fiumi, vengono rappresentati nella loro totalità. E per quanto noi possiamo concentrarci costantemente su quello che sta succedendo ai nostri personaggi, non possiamo ignorare che la natura intorno si stia muovendo, perché comunque la vediamo ai margini del frame, magari vediamo comunque alberi che si muovono, il vento che fa cadere delle foglie. Questo perché appunto il tema fondamentale di questo film è il viaggio del nostro protagonista e l'immersione nella natura stessa. Ed è proprio la natura, che a tratti ci sembra pacifica ma in realtà è molto aggressiva, che ci fa seguire al meglio il film stesso. Inoltre l'uso del grandangolo ci favorisce anche la visione del film stesso e la percezione degli spazi, proprio perché un grandangolare così spinto ci dà tantissima tridimensionalità e ci permette di avere sempre tutto a fuoco. Infatti avremo raramente o quasi mai scene con poca profondità di campo, anzi nella maggior parte delle occasioni vedremo il nostro soggetto e tutto l'ambiente circostante senza differenze di fuoco sostanzialmente. Inoltre questo grandangolo ci pone in una relazione col personaggio, in una relazione fra i personaggi stessi molto particolari. In un sacco di inquadrature abbiamo il nostro Glass che si muove in maniera simile a come quando stiamo giocando a un videogame. Avete presente la terza persona di videogame dove abbiamo il personaggio qua e davanti tutto l'ambiente? E quindi abbiamo un campo di visuale, un field of view molto molto ampio. Possiamo capire sempre dove è il nostro personaggio perché abbiamo bisogno di saperlo, ma riusciamo a vedere praticamente quello che vede lui. Ma vediamo anche il personaggio stesso. E inoltre l'utilizzo di questa fotografia con questi grandangoli permette al regista di raccontarci al meglio quello che è il rapporto fra i due personaggi principali, se vogliamo, Leonardo DiCaprio e suo figlio, Hawke. Infatti tantissime scene sono girate molto molto vicine al nostro soggetto, a veramente pochi centimetri, magari 40 centimetri dal soggetto, cioè capita spesso di vedere scene riprese da quella distanza, proprio perché almeno il nostro soggetto occupa gran parte del nostro frame, ma comunque possiamo vedere qual è il rapporto con gli altri soggetti della scena, che siano essi l'ambiente o che siano essi appunto padre e figlio, o figlio e padre.
in base al contesto. Quindi ottima scelta nell'utilizzo delle lenti in questa pellicola. Passiamo dunque infine a parlare un po' del colore. Sul colore qua non c'è molto da dire, ma voglio comunque menzionare quelle che sono le due palette cromatiche utilizzate principalmente per girare questo film. Abbiamo sostanzialmente una palette calda, molto fuoco, ok? E una palette fredda, molto ghiaccio, ok? La prima palette, quella a fuoco, è un po' un teal orange. Abbiamo principalmente i colori rosso e arancione che vengono riportati nei frame grazie a fuochi da campo, luci di candele, luci di torce, il tramonto stesso magari, quindi tutti elementi che generano fuoco, perché è sostanzialmente l'unico elemento luminoso in un ambiente come quello. Quando sei nella foresta, soprattutto di notte, l'unico elemento per vedere che hai è il fuoco, l'unico elemento caldo quantomeno. E tutti questi elementi vengono messi in contrapposizione, per dare contrasto, a elementi blu. Il cielo è generalmente blu, ma questo anche nella natura in realtà, soprattutto in quelle condizioni climatiche. Anche la neve spesso, che di norma è bianca, viene rappresentata un po' bluastra per creare questo cromatismo appunto, e i colori in queste scene sono molto saturi. Questi colori poi vengono ripresi nelle scene del ghiaccio e vengono riportati in una maniera molto meno satura. Sostanzialmente i colori rimangono gli stessi. Nelle scene di ghiaccio abbiamo principalmente degli azzurrini e dei blu molto poco saturi, con ogni tanto qualche elemento arancione o comunque di quella linea di colori appunto, però molto meno saturi rispetto alle altre scene. E sostanzialmente tutto il film si concentra solo su questi colori. Ne abbiamo già parlato nel video precedente su Mad Max. Io adoro quando vengono utilizzati pochissimi colori nella maniera sapiente, perché ci permettono di non distrarci e ci permettono anche di rimanere un po' a bocca aperta quando troviamo quell'elemento di colore diverso, che in questo caso può essere ad esempio il sangue quando schizza sulla neve, dato che comunque è un film molto violento. Insomma, questi erano i punti che ho trovato di cui parlarvi su The Revenant. Io vi ricordo che giù in descrizione trovate un botto di link utili, quindi fateci un salto perché ci sono cose che vi possono interessare. Consigliatemi un film di cui parlare magari nel prossimo episodio e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!